Ciao a tutti e benvenuti nel covo di WeWild. Io sono Stefano e nel video di oggi, visto come l'avete chiesto così in tanti, vi spiegherò carta per carta la lista del Mewtwo Waterbox che ho usato nel video che ho caricato qualche giorno fa. Per chi di voi non l'avesse visto, vi invito a darci un'occhiata per vedere com'è questo mazzo in azione. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e se il video vi piace ricordatevi il pollice in su. La strategia di questo mazzo è molto lineare, ve l'ho già spiegata brevemente nel video precedente. Noi vogliamo scartare Blastoise GX per utilizzarlo tramite Mewtwo e utilizzare il suo attacco Razzo Spruzzo assegnando l'energia acqua con Frosmat in panchina e ripetere questo quante volte è necessario nel corso della partita. Questa strategia ci permette di mettere KO un Pokémon VMAX con estrema semplicità fin dal secondo turno. Fin qui immagino ci foste arrivati da soli dopo aver visto il video della volta scorsa, ora passiamo invece a quelle cose un po' più particolari che meritano una spiegazione un po' più dettagliata. Cominciamo dall'elemento fondamentale di questo mazzo, ovvero Frosmoth. Giochiamo 4 Snom e 3 Frosmoth, perché vogliamo sempre avere 2 Snom in gioco. Questo mazzo non può funzionare senza Frosmoth in gioco, perché noi ogni volta che attacchiamo rimischiamo le energie nel mazzo. Ovviamente non dobbiamo fare tutti i turni attacchi da 360, perché Pokémon VMAX da mettere KO saranno al massimo 2 in una partita. Tuttavia, se non abbiamo Frosmoth in gioco, le cose si complicano. Ma giocare 4 Snom, oltre ad essere una scelta molto consistente, ci permette anche di avere sempre qualcuno di alternativo su cui mettere le energie, per evitare di caricare tutte le energie su un Pokémon solo. 3 Mewtwo perché ce ne serviranno un paio a partita, quindi ce n'è uno extra. Questo ci fa anche partire più spesso con Mewtwo, quindi va benissimo così. Blastoise GX è l'attaccante fondamentale e la ragione per cui questo mazzo esiste. Ne giochiamo 2 per evitare che uno finisca nei premi. Con il suo attacco facciamo 60 danni per ogni energia che rimischiamo, quindi è facilissimo riuscire a fare tanti danni in poco tempo. Calveo GX è una carta che ormai è diventata un must in tutte le liste che giochino Frosmoth e che qui ci sta ancora meglio. Lo utilizziamo non per la sua abilità, come è sempre stato utilizzato in passato, ma per i suoi 2 attacchi. Il suo primo attacco è un po' meno rilevante, ci serve contro Decidueye prevalentemente, ed è la nostra risposta principale al matchup. Il suo secondo attacco, ovvero l'attacco GX, beh, immaginatevi cosa significa fare un attacco del genere contro Eternatus. Cobalion GX è forse la carta un po' più particolare, un po' più inaspettata che si trova in questa lista. A mio avviso in questo mazzo ci sta benissimo, perché Cobalion GX per poter essere giocato in maniera efficace deve essere giocato intanto da un Mewtwo, perché sennò vuol dire assegnare a Cobalion GX, e non è una gran bella cosa. E poi deve essere un Mewtwo che non ha altri GX che vuole fare nel corso della partita. Ok, abbiamo il GX di Keldeo, ma non è che lo utilizziamo contro ogni mazzo. È solamente contro Eternatus che è veramente forte e volendo anche contro Sentiscorch. Cobalion ci permette di prendere un turno quando partiamo per secondi e non vogliamo subire un attacco al turno successivo. Essenzialmente stiamo dicendo al nostro avversario che siamo noi i primi a voler fare danno. Cobalion serve anche quando magari dopo aver subito un KO o dopo aver subito un reset stamp rimaniamo con una mano povera e magari siamo costretti a fare una prof, rimettere in gioco un po' di energie ma non riusciamo comunque a fare quello che vorremmo. Magari peschiamo quel boss che ci darebbe la vittoria ma non possiamo usarlo perché abbiamo già fatto prof. Questo è un mazzo che non ha giraci. Cobalion significa quindi che noi in questo caso possiamo mettere in pausa la partita per un turno e il turno successivo utilizzare il boss, per esempio, oppure trovare le energie che ci mancano. È una carta che ha infiniti utilizzi qui dentro. Immaginatevi contro un ADP che cosa significa impedirgli di fargli fare l'attacco GX. È una carta davvero fantastica. Giochiamo 3 Dedenne perché in questo mazzo vogliamo scartare i nostri attaccanti il prima possibile. Abbiamo anche le Quick Ball, abbiamo anche le Prof. Dedenne ci permette di sfoltire tantissimo il mazzo. Attenzione, magari 3 possono sembrare troppi, ma non è così, non abbiamo giraci. Quindi il nostro unico modo per pescare, oltre chiaramente alle supporter, è Dedenne. Questo è un mazzo che rimischia le energie nel mazzo e che le deve pescare per poterle assegnare. Molto spesso vi capiterà di usare 2, ma spesso anche 3 Dedenne a partita. Eldegoss è una carta che io personalmente in qualunque mazzo che gioco Ordini del Capo inserisco. Quindi inserisco in qualunque mazzo praticamente. Eldegoss qui non si usa solamente per il boss, ma anche per la prof e ogni tanto per Mary se vogliamo creare un po' di disturbo all'avversario. Passando alle supporter abbiamo il minimo necessario, non vogliamo avere la mano piena di cose superflue, vogliamo solamente la supporter che usiamo in quel turno e magari pescarci quella da usare il turno successivo. Abbiamo 4 prof e 2 Mary, le 2 Mary purtroppo non possiamo giocare 6 prof quindi giochiamo Mary, però almeno creano anche un po' di disturbo all'avversario, e poi i 2 boss. Ogni tanto ne vorreste 3, ogni tanto ne vorreste uno solo.
Io mi trovo bene con due e soprattutto a giocarlo insieme ad Eldegoss. E poi abbiamo il cuore della consistenza di questo mazzo. 12 carte che ci permettono di andare a prendere i Pokémon. È veramente difficile partire con una mano con cui non si riesce a fare nulla. Abbiamo 4 Velox Ball, 4 Prege Ball e 4 Comunicazioni Pokémon. Sono 12 carte che se sommiamo ai 3 Dead End, alle 4 Prof e alle 2 Mary, abbiamo un'infinità di modi per fare qualcosa al primo turno. E fare qualcosa significa mettere giù uno Snom e assegnare un'energia acqua a Mewtwo. E poi al turno successivo, semplicemente pescare, evolvere Frozmoth, assegnare energie e fare tutti i danni che servono. È proprio questo il motivo per cui questo mazzo gira, nonostante non giochi giraci. Perché abbiamo talmente tante carte per andare a prendere Dead End, che siamo anche, tutto sommato, a prova di Stamp e a prova di Mary. 4 secchi capienti, perché ditemi voi se esiste un mazzo in cui questa carta sta meglio. Vogliamo tirare fuori le energie dal mazzo. E vogliamo andarcene a riprendere quando le abbiamo rimischiate. 3 palloncini perché non giochiamo Switch, non giochiamo retini, visto che non c'è Jirachi. E quindi piuttosto che giocare gli Switch, che poi ci rimangono in mano, o magari dobbiamo scartarli quando facciamo Dead End o Prof, piuttosto assegniamo i palloncini. Non ci si aspetta che Picarom rimanga un mazzo molto forte dopo la rotazione, quindi al momento non dovrebbe esserci bisogno di preoccuparsi della paralisi. Giocare 3 palloncini, anche se poi nel corso della partita ne bastano 1 o 2, dà una grossa consistenza al mazzo. 2 scambi di energia perché purtroppo Frozmoth non assegna Mewtwo, quindi noi un'energia della mano possiamo assegnarla senza problemi. Però c'è anche la seconda energia che va assegnata. Comunque Frozmoth va evoluto, quindi noi al primo turno non attaccheremo lo stesso. Al secondo turno basta assegnare manualmente. Però se qualcuno dovesse metterci KO Mewtwo all'istante al secondo turno, abbiamo bisogno di un modo per ricaricarlo. Se dovessero scartarci un'energia, noi tutte le energie che carichiamo su Frozmoth possiamo sfruttarle per spostarle su Mewtwo. È una carta che non si usa tutte le partite, ma che è importante avere. Ho provato a giocare senza e il mazzo ne risente. 2 cortili di allenamento perché appunto il mazzo scarta moltissimo, le energie non sono 18, ci capiterà spesso di scartare una o due energie, ma a volte anche 3, magari con un Dead End o una Prof nei primi turni. E visto che non c'è modo per recuperarle e che questo mazzo vuole avere tante energie in gioco, avere questo modo molto soft di recuperare le energie è una bella cosa. Ed è meglio dei recuperi di energia. Perché i recuperi di energia potremmo scartarli con Dead End o con la Prof. Quindi è la stessa logica del palloncino. Carte che possono essere messe in campo. E infine abbiamo 11 energie acqua. Potrebbero sembrare poche, vi garantisco che non lo sono. Perché ogni energia acqua che noi utilizziamo per il nostro attacco finisce nel mazzo. All'inizio della partita ne raccogliamo tantissime, spesso 7 o 8. Poi le rimischiamo tutte. E a un certo punto, a forza di sfoltire il mazzo, perché questo è un mazzo che sfoltisce moltissimo, avendo anche tutti questi modi per togliere i Pokémon dal mazzo, basta fare una Prof e si pescano 5 energie. Un paio di parole sui matchup principali. Allora, contro ADP Zacian il matchup è prevalentemente positivo. Siamo sempre noi i primi a fare un KO. Se noi partiamo per secondi, è abbastanza semplice fare la GX di Cobalion al primo turno e impedire ad ADP di fare il suo attacco GX al suo turno successivo. E se partiamo per primi, certo se ci fa la GX al primo turno non possiamo farci niente. Però tendenzialmente possiamo riuscire a metterlo KO subito dopo che ha fatto l'attacco GX. Se vi sembra una cosa assurda, guardate il video che ho messo l'altro giorno, perché è una cosa che succede molto frequentemente. Contro Sentiscorch il matchup è abbastanza positivo. Allora, nel momento in cui c'è un Sentiscorch con 3 energie in gioco, dobbiamo stare attenti, perché vuol dire che basta una Welder per subire il KO. In quel caso, l'ideale è sempre tenere sempre Keldeo in panchina per obbligare l'avversario a giocare con 3 Pokémon in panchina. Perché avendo la debolezza, se ne giocasse 4, rischierebbe di subire il KO per Keldeo. Il GX di Cobalion è un attacco molto forte anche in questo caso, ci permette di poter fare boss su Sentiscorch per metterlo KO prima che lui metta KO noi. In generale non è semplice per un Sentiscorch rialzarsi dopo un KO da 6 energie. Mi raccomando, scegliete sempre di partire per secondi, perché così gli impedirete di fare Volcanion e gli impedirete anche di fare Welder, e vuol dire che al loro secondo turno non potranno fare nulla. Contro Eternatus è un po' più complicato che contro Sentiscorch, perché Eternatus ha molta più semplicità nel fare 270 danni rispetto a Sentiscorch. Ad ogni modo abbiamo Keldeo, quindi la strategia ideale è minacciare sempre un Keldeo tenendolo in panchina. Se l'avversario sceglierà di riempirsi la panchina e mettere KO Mewtwo, dovrà anche accettare che poi noi con Keldeo lo metteremo KO. Se invece dovesse decidere di seguire una strategia differente, noi potremmo comunque attaccarlo con Mewtwo, quindi una situazione che è in nostro vantaggio in entrambi i casi. Blacephalon, ormai lo dico tutte le volte, è il classico matchup contro Pokémon da 3 premi, ovvero non è un matchup molto positivo. Sfruttiamo al meglio le Marni, cerchiamo di fare KO su Oricorio e speriamo che la perdita di Pietra Pirica renda il mazzo meno esplosivo e quindi magari ci consenta di resistere un turno in più con Mewtwo attivo. Abbiamo anche Keldeo che potrebbe costringere il nostro avversario a pescare 8 premi.
Decidueye non è un gran matchup, però abbiamo Keldeo che è un ottimo attaccante. O meglio, lo utilizziamo tramite Mewtwo chiaramente, perché Keldeo ha debolezza erba. Non è un grande matchup perché facciamo solo 110 danni, quindi non lo mettiamo KO. Noi con 3 attacchi mettiamo KO un Decidueye e ne danneggiamo un altro. Decidueye con 3 attacchi mette KO un Mewtwo, quindi pesca il doppio dei nostri premi. Dobbiamo cercare di sfruttare al meglio i boss, mettere KO i vari Rowlet prima che possano evolversi e poi sperare che il nostro avversario magari ogni tanto non riesca ad assegnare un'energia o non riesca a trovare qualcosa. È un mazzo fase 2, è un mazzo che ha i suoi difetti. Possiamo anche ritirare Mewtwo, utilizzare Mewtwo diversi. Un mazzo fase 2 non ama utilizzare boss. E quindi potremo anche riuscire a cavarcela costringendolo ad attaccare 2 ma anche 3 Mewtwo. Per concludere, contro Vikavolt non è un matchup che ho testato molto, più che altro perché faccio fatica a immaginarmi Vikavolt molto forte dopo la rotazione. Ipotizzando però che Vikavolt comunque riesca a rimanere un mazzo forte e che ne possa saltare fuori una lista efficace, il GX di Cobalion sembra un'ottima cosa da utilizzare. Quindi a un certo punto avremo accumulato molte carte in mano, avremo i vari secchielli, tante cose, utilizziamo il GX di Cobalion, ci riempiamo di energie, ci prepariamo per i KO e cerchiamo di vincere grazie a un turno del genere. Per quanto riguarda le opzioni per modificare questa lista, in realtà non ce ne sono molte che mi siano venute in mente. Si potrebbe giocare un Crobat al posto di un Dedenne per cercare di sfruttare quella scia di Prof più Dedenne più Crobat in qualunque ordine, cercando quindi di creare un setup gigantesco in un turno solo. Io finora mi sono trovato benissimo anche solamente facendo Dedenne più Prof oppure più Marni. Però, nel senso, non è male. Diciamo che perdiamo la possibilità di scartare carte che ci dà invece Dedenne, che non è cosa da poco. Il Bosco Smeraldo è un'ottima alternativa alla stadio che giochiamo adesso, ovvero il cortile d'allenamento. Avevo sempre giocato il Bosco Smeraldo fino a poco tempo fa. Qual è però il problema? Che spesso ci ritroviamo a scartare delle energie e non si possono più recuperare. Quindi piuttosto che avere quell'energia in più, magari al secondo turno, che comunque tendenzialmente le energie si trovano abbastanza in fretta, preferisco giocare in maniera un po' più conservativa, recuperando le energie piano piano. Avvantaggiamo meno l'avversario, perché comunque il Bosco Smeraldo è una carta che avvantaggia molto l'avversario. Rinunciamo però a un modo per scartare i nostri attaccanti dalla mano, quindi le due carte stadio hanno il loro pro e il loro contro. E l'ultima opzione che si può giocare è Articuno, in monocopia, in doppia copia. Io l'ho provato in doppia copia e l'ho tolto solamente per ragioni di consistenza e per il fatto che non lo usavo tantissimo. Articuno ci permette, allora, innanzitutto, se lo mettiamo davanti al primo turno, protegge Snom, Frosmoth e Keldeo dai boss. Però al di là di questo, Articuno ci permette di mettere KO un Volcanion, per esempio, senza esporre Mewtwo, e tra l'altro salvando le energie spostandole su Mewtwo. Quindi questa è sicuramente una cosa che migliora il matchup contro Sentiscorch. Inoltre ci permette di mettere KO Blacephalon in un colpo e anche di avere un attaccante alternativo a Mewtwo contro le Decidueye. Quindi farebbe migliorare questi matchup. Diciamo che farci stare uno, ma possibilmente due Articuno, renderebbe sicuramente il mazzo migliore in termini di matchup. Però bisogna capire un po' come fare a non danneggiarne la consistenza. Se volete vedere questo mazzo in azione, guardate il video che ho caricato qualche giorno fa. Io vi consiglio di provare questo mazzo, vi garantisco che è divertentissimo. È un modo alternativo per giocare un mazzo che sia aggressivo e che possa mettere in seria difficoltà anche i mazzi più forti del metagame. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se c'è qualche video che vorreste che io facessi nelle prossime settimane. Io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.